Ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianetologi Reporter. Dunque, nessuno di noi vuole una guerra atomica, né noi, né voi che ci state seguendo, ma nessun altro popolo al mondo, parliamoci chiaro. Ora c'è da chiedersi dunque come mai al potere vengono messi certi personaggi, come ad esempio Trump, che mai come oggi si sente parlare di attacchi, eventuali attacchi atomici, ad esempio, distruggeremo la Corea del Nord e così via. Nemmeno al tempo della guerra nel Golfo, che sicuramente vi ricorderete. Dunque, c'è da chiedersi allora, ma esiste per caso qualche regia occulta a livello mondiale che decide le sorti del mondo? Della situazione scottante, a dir poco, a livello internazionale, ne abbiamo parlato a Trieste in occasione di un convegno molto importante dove relatore c'era Giulietto Chiesa, noto giornalista, è stato anche europarlamentare, attualmente presidente di Pandora TV All News di Roma. Il sottoscritto lo ha intervistato per una lunga intervista, noi naturalmente vi faremo vedere una prima parte intanto. In questo convegno c'erano anche i ragazzi di Our Voice, che li abbiamo già presentati qui in questo programma, questi ragazzi che rappresentano l'arte contro la mafia. Quindi si è dato un piccolo spazio anche a questo argomento. Il sottoscritto ha raggiunto anche loro, quindi possono partire subito tutti i nostri servizi da Trieste. Noi ci sentiamo, ci vediamo al termine. Giulietto Chiesa, una situazione internazionale sempre più esplosiva. Cosa sta succedendo in sintesi? Sta succedendo che ogni giorno vediamo che gli Stati Uniti fanno un passo verso la guerra esplicita. Da un lato il Presidente degli Stati Uniti chiama le sue forze armate alla piena mobilitazione. Cosa significa? Non è chiaro perché non è stato provocato nessuno. Poi c'è la questione della Corea del Nord che incombe. Letteralmente incombe perché tutto quello che sta accadendo dice che gli americani si stanno preparando a un colpo militare, ovviamente atomico, ma significa quando il Presidente degli Stati Uniti va all'Assemblea Generale dell'ONU e pronuncia di fronte a tutti i popoli del mondo che lui è pronto a liquidare un intero paese, ci sta annunciando che sono pronti a uccidere 20 milioni di persone. Io ritengo che siamo a dei livelli ormai di follia, non saprei definire diversamente, che sono di altissima pericolosità. E aggiungo, e bisogna aggiungerla, perché se l'America va in guerra, noi anche andiamo in guerra. Non è che qualcuno pensa che l'America andrà in guerra e noi restiamo indenni. Innanzitutto, se si tratta di una guerra nucleare, è impossibile che noi restiamo indenni. È impossibile, proprio impossibile. Noi saremo raggiunti dalle radiazioni delle bombe atomiche, quindi se qualcuno pensa di essere strano si sbaglia. E l'altra cosa importante è che noi siamo alleati degli Stati Uniti. Noi siamo nella NATO, siamo dentro un'alleanza atlantica che ci vincola all'intervento. E quindi una delle questioni che credo dovrebbe essere presente a tutti è che l'Italia deve proclamare la sua neutralità. Noi non dobbiamo entrare in guerra, noi non vogliamo entrare in guerra. Io sono sicuro che tutti quelli che ci guardano non vogliono entrare in nessuna guerra. E quindi bisogna che i nostri governanti si sveglino e almeno riconoscano che noi dobbiamo liberarci delle 60 bombe atomiche che sono sul nostro territorio illegalmente. Perché l'Italia ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare che vieta di tenere sul suo territorio armi nucleari. Noi ne abbiamo 60 che potrebbero distruggere in un colpo solo tutta l'Italia. Ecco, nel convegno di questa sera si parla di fake news o anche bufale. Ecco, ma sono tutte fake news? Ma il mainstream è pieno, il mainstream vuol dire tutto quello che vediamo sulle televisioni nazionali e leggiamo sui grandi giornali, sono in gran parte fake news, non ci raccontano la verità. Tutto ciò che accade ce lo dicono e ce lo raccontano in maniera distorta, o edulcorata, come dire, resa più gradevole, oppure semplicemente lo nascondono sotto un bel telo nero dove non si vede più niente. Il modo più semplice per raccontare bugie è non parlare delle cose. Per esempio, questa questione della guerra,
ce la raccontano tutti i giorni, ma come se non ci riguardasse, come se noi fossimo al cinema a guardare uno spettacolo. Ma noi siamo in guerra. Io ricordo a tutti che i nostri soldati sono in Afghanistan. Ricordo a tutti che noi abbiamo bombardato e distrutto un paese come la Libia. Altro che migrazioni, noi abbiamo creato le migrazioni, c'è la guerra in Siria che continua, noi l'abbiamo creata, quindi è un modo per raccontarci bugie, cioè non ci dicono quello che sta accadendo e questo è una, non solo ci defraudano della verità e della possibilità di capire, ma ci defraudano della nostra democrazia. Noi abbiamo bisogno di sapere, perché solo sapendo possiamo dire se siamo d'accordo o non siamo d'accordo. Questo è fondamentale. Al convegno con Giulietto Chiesa abbiamo anche gli Our Voice. Ecco, vogliamo ricordare chi sono gli Our Voice. Allora sentiamo innanzitutto qui, vedo Agnese. Sì, allora, grazie. Allora, Our Voice è un movimento culturale internazionale. E è nato da poco qui in Friuli, e inizialmente è nato nelle Marche, si estende anche nel Sud America, infatti in zone come il Paraguay e l'Argentina. E Our Voice... Quindi internazionale? Sì, è internazionale. E Our Voice, l'obiettivo di Our Voice è quello di sensibilizzare i giovani e lo vuole fare tramite lo strumento, uno strumento potente che per noi è l'arte. Infatti non per niente, ora come ora, stiamo lavorando per fare degli spettacoli, spettacoli che trattano temi sociali che spesso molto volentieri vengono evitati. E il nostro obiettivo è quello di puntare principalmente ai giovani, sperando che vengano appoggiati soprattutto dagli adulti, che sono ai giorni d'oggi come i giovani indifferenti e non fanno niente. Ecco, allora sentiamo anche Beatrice, i giovani come vedono questo vostro, diciamo così, movimento, questo gruppo che si avvicina alla legalità, che vuol promuovere la legalità? Ecco, i tuoi, diciamo, amici come reagiscono di fronte a questo bellissimo esempio che voi state dando? Allora, i giovani hanno l'animo rivoluzionario, lo sanno tutti, solo che la società non dà loro la possibilità di fare qualcosa, non gli dà nessuna speranza, non gli dà nessuna iniziativa. Quindi sono persi e finiscono per trovare soluzioni che non sono soluzioni, come la droga, come l'alcol, e modi per non guardare quello che succede. Quello che facciamo noi invece è fargli vedere le problematiche, dirgli che queste problematiche ci sono e sono da combattere per un futuro migliore. E i giovani sono entusiasti perché finalmente qualcuno gli dice cosa si può fare, gli dà delle speranze, gli dà un motivo per continuare a combattere, e questo è davvero importante. Interessante sarebbe anche sentire adesso cosa ne pensano ad esempio i genitori, no? L'altra volta c'era Mara Testasecca, che l'abbiamo presa così di sorpresa, tu ricorderai benissimo, no? Certo, sì, è importante, i genitori sono un forte sostegno e guida per tutti i ragazzi. Ecco, adesso prendiamo di sorpresa tua mamma, che è qui alla mia sinistra, lei non se l'aspettava, ma io sono così, capito? Questa è la televisione che è fatta così. Allora, abbiamo infatti qui, dopo salutiamo anche Agnese, abbiamo dunque Sabrina, allora la mamma di Beatrice, ecco, un genitore cosa pensa che i figli si avvicinino a queste tematiche della legalità? Ma come genitore sono molto contenta, sono entusiasta del lavoro che stanno portando avanti i ragazzi, li appoggio in tutto e soprattutto spero e credo profondamente in questo progetto come loro e farò il possibile per sostenerli. Vedo come loro che i giovani d'oggi sono, come dire, persi e hanno bisogno di un sostegno, hanno bisogno di motivazioni forti e credo che Beatrice Agnese, ma tutto il gruppo Our Voice, Marche, Argentina, Paraguay, saprà dare le risposte per questi giovani, ci credo anch'io. Un ottimo esempio, non c'è dubbio alcuno. Grazie a Sabrina e buon proseguimento con la conferenza. Grazie, buonasera a tutti. Bene, riprendiamo da studio. Ringrazio Giulietto Chiesa per queste spiegazioni. Abbiamo ascoltato una prima parte di questa lunga intervista. Altresì un ringraziamento anche agli Our Voice, alla mamma di Beatrice, la signora Sabrina. Abbiamo così voluto ascoltare anche l'opinione di un genitore. Dunque, noi ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana, sempre agli stessi orari. Grazie per averci seguito, a presto.
Benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report. Dunque, questa trasmissione va in onda ad una settimana dalla commemorazione dei defunti. È stata una grande festa, io ho visto veramente tutto, maschere addirittura inneggiare a demoni, come dire, rappresentarli nelle piazze, nelle strade, nei mezzi pubblici, dappertutto. Ma meno che una seria, attenta concentrazione su quello che ci hanno lasciato i nostri cari, insieme quindi ai nostri parenti, familiari, amici anche. Ecco, questa è una vergogna, cioè dover sempre andare a importare queste feste da oltre Atlantico. Da qualche anno a questa parte si registra questo. Insomma, non è bello veramente vedere maschere in giro che imitano i demoni. E a proposito di vergogna, è una vergogna anche quello che sta accadendo sul campo internazionale, questi venti di guerra, queste minacce che si sentono, questi personaggi messi al governo da chissà quale regia occulta che ha in mano il potere economico-finanziario, e quindi questo ci fa pensare, ci preoccupa. Il sottoscritto, ricorderete, ha realizzato una lunga intervista al noto giornalista, presidente di Pandora TV di Roma, pandoratv.it, per chi volesse andare a visionarla. Lui è Giulietto Chiesa, lo ha raggiunto il sottoscritto, dicevo, a Trieste in occasione di un grande convegno. Noi oggi ascolteremo la seconda parte, poi vedremo se magari avremo anche una possibilità di ascoltarne una terza parte, perché l'argomento è molto attuale. Dunque può partire il servizio, noi ci vediamo, ci sentiamo al termine. Ecco Giulietto, il discorso dell'ISIS, cosa ne pensa lei? Qual è la sua posizione? La mia posizione è inequivocabile ed è documentata. L'ISIS è stata costruita dall'Occidente, dai servizi segreti americani, israeliani, arabo-sauditi, e non si costruisce un esercito di 70.000 uomini se non con l'intervento di uno Stato. Significa miliardi e miliardi di dollari, non sono mica inventati sotto, non si trovano mica sotto le pietre, non è mica il fanatismo che crea un esercito di fanatici. Quelli sono mercenari che sono stati raccolti, organizzati, finanziati dall'Arabia Saudita con l'appoggio diretto della CIA e dei servizi segreti britannici e francesi. Bisogna dire esattamente come stanno le cose. Chi ha messo le bombe in Europa? A Parigi, in Belgio, in Germania, sono quelli dell'ISIS, e quelli dell'ISIS sono in vita perché noi li abbiamo fatti nascere. Adesso l'unico paese che li ha combattuti sul serio è la Russia, e infatti Putin li ha sgominati. Adesso restano ancora qualche piccolo drappello che è in fuga, perché Putin li ha bombardati e li ha distrutti. Adesso la domanda che io pongo è questa: ci sarà qualcuno che continuerà a finanziarli? Di mercenari da comprare sul mercato ce ne sono quanti se ne vuole, il problema è quanti sono i dollari che gli arrivano. C'è qualcuno che gliene dà ancora? Io ho sospetto di sì, e ho sospetto che se gli Stati Uniti decidono di sostenerli ancora, Daesh o l'ISIS, come la si vuol chiamare, continuerà a proliferare. Bisogna smetterla di finanziare i terroristi, i tagliagole li abbiamo costruiti noi con le nostre mani. Quindi praticamente è un po' un finanziamento di stati, sintetizzando in extremis. Sì, è un finanziamento di stati che vogliono cambiare la geografia del mondo. Questi signori volevano costruire un califfato con l'idea di distruggere la Siria, con l'idea di mettere in difficoltà il Libano, con l'idea di realizzare uno sviluppo della estensione territoriale di Israele. Non va bene, questa è una linea che ci porta in guerra tutti. Del resto, quello che sta facendo adesso Trump, che ha rotto l'accordo con l'Iran, ha rotto l'accordo che aveva già firmato insieme agli europei e ai russi, ha deciso unilateralmente che questo accordo deve essere rotto. Ma chi è che vuole la guerra contro l'Iran? L'Iran? Ma l'Iran non ha nessunissima intenzione di fare la guerra. L'Iran non solo ha dichiarato, ha firmato e ha dimostrato di voler mantenere gli impegni.
l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è andata a fare le verifiche sul territorio. Sono 2 anni che l'accordo c'è ed è stato rispettato pienamente dall'Iran, e quindi a un certo punto sentiamo il Presidente degli Stati Uniti che tira fuori la tesi secondo cui l'Iran sarebbe uno stato fanatico. Ma come sarebbe a dire? Abbiamo firmato un accordo e questo accordo viene rispettato e l'America lo viola. Siamo in una situazione davvero desolante, perché noi abbiamo il capo dell'Occidente che è un demente, io lo definisco così, è un demente incapace di intendere e di volere. Bene, essere al comando, sotto il comando di un demente è una cosa molto pericolosa. La situazione in Turchia, verso la conclusione, ecco, cosa sta succedendo lì? No, in Turchia non c'è nessuna conclusione. La Turchia è un problema a parte. Erdogan ha fatto un sacco di intese, ha giocato su troppi tavoli per mantenere il potere. Adesso io credo che la situazione non sia più in suo controllo. L'unica cosa positiva è che si è messo d'accordo con i russi e ha smesso di finanziare l'ISIS anche lui, perché uno dei fondamentali aiutanti, dei tagliagole dei terroristi è stata la Turchia. Se non ci fosse stato il retroterra turco, dove i signori tagliagole andavano a vendere il petrolio, non avrebbe potuto reggere a lungo. Quindi Erdogan è responsabile diretto di questo massacro. Detto questo, lui adesso si sta ritirando, adesso qualcuno ha fatto fare il referendum sulla sovranità dei curdi iracheni, non so come andrà a finire, ma purtroppo la situazione intorno al Kurdistan, nelle sue diverse componenti, quella siriana, quella irachena, quella iraniana, perché quella turca, ci sono i curdi, sono sparsi in tutto quel territorio e non sono un paese, ma sono diverse entità. Come si risolva? Non è facile risolverla, bisognerebbe creare una conferenza internazionale, ma una conferenza internazionale la crei se le armi smettono di sparare. Allora ti siedi intorno a un tavolo e vedi se trovi una soluzione. Mi pare di capire che una soluzione non è all'orizzonte, quindi prepariamoci a ogni provocazione. Ci sono 5 o 6 eserciti che si muovono ciascuno indipendentemente dagli altri, e questo non è una cosa che ci deve tranquillizzare. Le chiedo proprio in conclusione di questa interessante intervista, i media, la gente, dove deve orientarsi? Cioè il ruolo dei media nazionali in questo paese, ricordando poi anche la sua televisione pandoratv.it da Roma. Io ho creato questa televisione che sta crescendo moltissimo, ormai stiamo parlando a 4 milioni di persone al mese ed è un miracolo straordinario, perché tutti i media mentono. Parliamoci chiaro, non giro diplomaticamente intorno alle parole. Le 7 televisioni italiane non dicono la verità, non ci raccontano quello che accade, non ce lo raccontano, ce lo raccontano male, ce lo raccontano in modo distorto. Quindi milioni di persone in Italia, ahimè, non possono essere informate, hanno perduto un diritto. Noi abbiamo, per esempio, lasciamo perdere i canali privati, per il momento sono fatti loro. Io dico che dovremmo rinazionalizzare tutte le frequenze radiotelevisive, questa è la mia personale opinione. E poi... Ecco, qui apre una porta già aperta con noi, in effetti potrebbe essere motivo di un ulteriore approfondimento con lei, perché è molto interessante questa cosa qui da far chiarezza. Comunque, chiusa parentesi, prego. No, molto volentieri, questa è una questione che io apro con tutta l'energia necessaria. Le frequenze sono nostre, sono nazionali, sono pubbliche, sono del popolo italiano, non possono essere distribuite e regalate come abbiamo fatto fino ad ora. Quindi sono tutte le frequenze da rimettere in discussione, non perché io voglia statalizzare la televisione, ma queste frequenze devono essere distribuite in affitto sulla base di programmi di onestà informativa. Primo. Secondo, abbiamo 3 canali che sono pubblici e quali invece di essere pubblici servono al governo in carica. Cioè, non siamo in una situazione normale, questa roba è pubblica e la gente tutta dovrebbe sapere che noi non abbiamo un diritto che non viene rispettato, che è quello di essere informati correttamente. Riprendiamo da studio, c'è veramente da riflettere su quanto abbiamo ascoltato, abbiamo visto, e ritorneremo su questo argomento molto presto. Nel frattempo io mi congedo da voi, vi ringrazio come sempre per averci seguito, a voi tutti un buon proseguimento con le nostre trasmissioni.